Senti, passando a un ambito non totalmente scollegato, ma decisamente più lontano, parliamo di Enterprise 2.0. Ok, So tema caldo. che è un calderone immenso, vero? Beh, no, calderone no, è un tema, diciamo, ampio e da affrontare. Non tantissime aziende sono già pronte, più che altro, diciamo, a livello proprio di predisposizione mentale o del management ad affrontare progetti di questo tipo, però è sicuramente un tema importante per le aziende. Bella tazza, eh? Grazie. Diciamo, è un bel tema. Io ho affrontato la parte della progettazione di un sistema Enterprise 2.0 all'interno del libro di Alessandro Brunesti, che l'anno scorso ha pubblicato appunto questo libro affrontando tutte quelle che sono le tematiche relative ad un progetto di Enterprise 2.0 per un'azienda, quindi gli impatti di una comunicazione in una piattaforma di questo tipo. Io, nello specifico, venendo, diciamo, da un percorso più tecnico, nel libro ho affrontato la parte della progettazione, anche perché me ne sono occupato per circa 3 anni in aziende diverse e ho cercato di portare questa mia esperienza. È un tema, come dicevo, abbastanza importante. Proprio in questi giorni, nell'azienda dove sto lavorando, stiamo affrontando un tema di sviluppo di una piattaforma Enterprise 2.0. E non sempre è facile scardinare determinati limiti e preoccupazioni da parte del management verso, diciamo, questi sistemi, soprattutto perché un sistema di Enterprise 2.0 parte dal principio che il contenuto sia bottom-up, cioè è l'utente che in modo attivo utilizza, fruisce, ma allo stesso momento contemporaneamente porta contenuti all'interno della piattaforma che sono utili ai colleghi o alle persone che partecipano, insomma, alla conversazione all'interno del sistema. I vantaggi, se ne è parlato per mesi, direi, i vantaggi sono innegabili di un approccio di questo tipo. Beh, ma sicuramente sono innegabili. Diciamo che qui c'è da dire che i sistemi Enterprise 2.0 sono dei sistemi evoluti rispetto alle intranet classiche. E già l'intranet in sé per sé era un sistema utile all'azienda e qualche anno fa non è stato, diciamo, percepito da tutte le aziende come sistema utile all'azienda. Nel momento in cui purtroppo si parla di social, in Italia soprattutto, si pensa al cazzeggio, di conseguenza questa qui diventa una barriera non banale da superare. Qualcuno la supera dicendo Enterprise 2.0 senza metterci Enterprise Social. Il problema in qualche modo si riesce a far digerire. Ma che cos'è esattamente che costituisce la barriera più importante? È la paura della perdita del tempo o la paura della perdita di controllo? La paura della perdita del controllo, sicuramente. Secondo me il pregiudizio nei confronti dei sistemi di Enterprise 2.0 è appunto la perdita del controllo. L'approccio dell'utente che può scrivere, che può accedere a informazioni, che può condividere, secondo me è una paura di controllo fondamentalmente. Anche se onestamente nei progetti dove ho avuto modo di portare questo tipo di cultura, anzi, l'utente è decisamente responsabilizzato dal condividere contenuti e apportare contenuti all'interno di questi sistemi. Ti volevo chiedere, pura curiosità, un esempio concreto di quali sono i vantaggi, le opportunità che l'implementazione di un sistema di questo tipo può portare. Cioè, quali sono, concretamente, dal punto di vista di un dipendente, per esempio, i vantaggi che può avere, le facilitazioni che ne derivano? Ma allora, innanzitutto la disponibilità di informazioni, questo è, diciamo, un punto abbastanza banale. L'altra è il coinvolgimento dell'utente, genera, secondo me, un'appartenenza, un senso di appartenenza ancora più forte all'azienda in alcuni casi. Io ho lavorato in un'azienda, diciamo una telco abbastanza grande, dove è stato portato un sistema di enterprise
2.0 in un'area, all'interno di un'area, non tutta l'azienda, e questo sistema ha generato un coinvolgimento da parte degli utenti non indifferente, cioè quasi il primo sistema che veniva aperto nel momento in cui si arrivava in ufficio la mattina per vedere se c'erano comunicazioni, per vedere cosa era stato diciamo, scritto o condiviso da parte degli altri utenti nel sistema di microblogging aziendale, e poi chiaramente tutto il resto degli strumenti. Cioè, i vantaggi sono questi: disponibilità dell'informazione, coinvolgimento dell'utente. Vicinanza, secondo me, tra l'utente e l'azienda. Questo è, cioè, si schiaccia nettamente la distanza che ogni tanto viene percepita tra il dipendente e l'azienda. L'utente è molto più vicino all'azienda. Se ne parlava qualche tempo fa, proprio qui su intervistato.com, nel senso di una specie di palestra in cui provare e sperimentare, perché ovviamente è il posto più sicuro dove sperimentare prima di essere social verso i propri clienti. Sì, e ci sono aziende che appunto hanno implementazioni social verso i clienti, social commerce, piuttosto che sono attivi e presenti sui social network, ma hanno chiuso i social all'interno dell'azienda. Che cosa ne Sì. pensi? Ah, vabbè, ne scrissi un post proprio 1 anno e mezzo fa sulle aziende che chiudono fondamentalmente i social network in azienda, e a mio avviso, allora, parto dal presupposto che c'è sempre chi cazzeggia ed esagera sui social network. In qualsiasi azienda dove sono stato, quando esistono i social network e la connessione a internet in generale, prima ancora proprio dell'esplosione Facebook in Italia, c'era chi se ne approfittava, da chi si attaccava ai mule più che a Napster per tirare giù musica a manetta, a chi invece passava tutto il tempo a fare F5 sul giornale, a leggersi il giornale. Quindi c'è sempre stato il problema della grossa perdita di tempo da parte del dipendente di fronte a uno strumento che apparentemente può diventare distrazione. La chiusura dei social network, però, a mio avviso, genera un problema invece di più grave, perché il dipendente che si vede chiuso il social network prima o poi troverà una soluzione alternativa, che è la connessione con la chiavetta, che lo fa direttamente dal cellulare, e quindi il livello di distrazione aumenta perché cambia direttamente strumento, ha la demotivazione perché tanto qualche informazione da qualche altra parte da cercare. Non lo so, io sono un po' contro verso la chiusura dei social network dentro l'azienda. È ovvio però che capisco invece in alcuni casi il punto di vista dell'azienda, che dicono: io ho dipendenti che passano ore e ore e ore lì sopra e perdono tempo. Dipende tanto anche dal mestiere dell'azienda. Io sono stato in un'azienda che diciamo aveva delle aree di produzione dove le persone fondamentalmente lavorano in modo industriale su delle pratiche. Se passano troppo tempo su Facebook, non stanno facendo le pratiche, chiaramente ne risente drasticamente il fatturato dell'azienda. Chiaramente. Parlando di questo, qual è il grado di maturità secondo te, dell'approccio che le aziende hanno verso i social con i propri clienti? Visto che si parlava che la conversazione si è spostata in rete per quanto riguarda i prodotti e quindi le aziende devono essere presenti, qual è il quadro secondo te? Beh, domanda da 10 milioni di dollari. Il quadro, a mio avviso, è che ancora non c'è una grossissima predisposizione all'affrontare, diciamo, il social network, per il semplice fatto, o meglio, una comunicazione online strutturata. C'è ancora l'approccio del mi apro la pagina su internet più che mi apro la pagina su Facebook, e quindi sto tranquillo e tutto funziona. La cultura dell'azienda verso una comunicazione online, una presenza, un dialogo con i clienti, secondo me, comincia ad esserci, ma ancora non è assolutamente diffusa nelle aziende. Cioè, c'è un grosso lavoro da parte delle aziende di digital PR, di comunicazione,
su brand più grandi che hanno bisogno di comunicare con i clienti, però le aziende un po' più piccole non sono prontissime. Cioè io di casi reali di aziende piccole, piccole che comunicano bene, non ne conosco, o meglio, conosco che la gelateria che sta vicino a Napoli, di un amico che comunica su Facebook con 3.000 utenti e riesce a creare praticamente movimenti in promozione e quant'altro, però ma a parte gli scherzi su questo esempio, però insomma non sono tantissime aziende che hanno già questa cultura e questo approccio. Insomma, in Italia mi sembra poi che sia ancora più difficile che negli altri paesi. Secondo me sì, vabbè, io non, adesso non so fuori dall'Italia qual è il livello delle aziende verso l'online in questo modo, perché non ci ho mai lavorato, quindi al di là di leggere e capire che c'è sicuramente una maggiore predisposizione, però non so se è più o meno sviluppata.